Ciao a tutti, benvenuti anche oggi nel mio canale, anche oggi per un video dedicato alle 10 canzoni. Insieme diciamo che facciamo un percorso, ecco, per ricordare le 10 canzoni più vendute di ogni anno, ma per fare questo entriamo proprio anche nell'atmosfera e ci raccontiamo tutto quello che accadeva in quell'anno. Ho iniziato dal 1947, se siete curiosi potete andare a vedere sul mio canale nella playlist delle 10 canzoni, ci sono tantissimi vlog e poi c'è anche tutta la serie relativa proprio alle 10 canzoni e alla grande storia. Ogni anno vi racconto appunto la storia di quell'anno e poi vi faccio sapere quali sono le 10 canzoni più vendute appunto in quell'anno. Oggi vi parlerò del 1986. Buona visione. Il 1986 si apre con l'unione della Spagna e del Portogallo alla CE. I paesi membri della CE passeranno quindi da 10 a 12. Sarà il 1986 un anno particolarmente spaziale, perché saranno tante le notizie che ci arrivano dallo spazio. Prima su tutte il 9 di gennaio appunto lo stesso Stephen Sinnott e la sonda spaziale Voyager 2 che scopriranno svariate satelliti del pianeta Urano e verranno dati poi svariati nomi a questi satelliti come Cressida, Cordelia, Ofelia, Bianca. Sono tutti satelliti che vengono scoperti in questo 1986 e che gravitano intorno a Urano. Il 19 di gennaio si diffonde in tutto il mondo il primo virus informatico che si chiama C-Brain, e sempre a gennaio ed esattamente il 28 gran parte del mondo è spettatore di una tragedia spaziale che rimarrà nella storia. Sto parlando dell'incidente dello Space Shuttle Challenger che esplode nella fase di decollo e tutti quanti e 7 astronauti moriranno in questo incidente. Il 15 di febbraio del 1986 si conclude il Festival di Sanremo, il Festival di Sanremo numero 36, che sarà presentato da Loretta Goggi insieme a Mauro Micheloni, Sergio Mancinelli e Anna Pettinelli. Loretta Goggi farà questo grande Festival di Sanremo, sarà uno dei più grandi Festival di Sanremo della storia, perché avrà in gara tutti i big italiani più importanti del momento, perciò avrà un cast veramente importante. Ad arrivare terzo a questo Festival di Sanremo sarà Marcella Bella con la canzone Senza un briciolo di testa. Al secondo posto il clarinetto, grande pezzo di Renzo Arbore, e a vincere il Sanremo dell'86 sarà Eros Ramazzotti e vincerà con Adesso tu. Grande successo per questo artista. Fra le nuove proposte volevo segnalare che a vincere sarà invece Elena Biolcati con Grande Grande Amore. Il 20 di febbraio l'imprenditore Silvio Berlusconi acquista l'associazione Calcio Milan, verrà nominato presidente il successivo 21 marzo, mentre il 28 febbraio a Bruxelles i 12 stati della CE firmano l'atto unico europeo. Il 1 marzo viene istituita l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, prenderà il posto della Cassa per il Mezzogiorno. Il 17 marzo si scopre lo scandalo del vino al metanolo, con 23 morti accertati fino ad oggi. Il 18 marzo il Tribunale di Milano condanna l'ergastolo Michele Sindona come mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, curatore fallimentare della banca privata italiana. E il 20 marzo lo stesso Sindona muore avvelenato dopo aver bevuto un caffè al cianuro in carcere. Il 24 marzo, nel corso di manovre aeronavali della United States Navy nel Golfo della Sirte, operazione appunto di guerra, si scatena una violenta battaglia fra unità statunitensi e libiche. E il 29 marzo si conclude definitivamente il processo per l'attentato a Giovanni Paolo II. Unico colpevole individuato sarà Mehmed Ali Aca.
Il 2 aprile del 1986 nel cielo di Corinto esplode una bomba su un Boeing 727 in volo tra Roma e Atene. Quattro passeggeri vengono risucchiati all'esterno, sette rimangono feriti, ma l'aereo riesce comunque ad atterrare. Il 4 aprile a Roma, alla storica visita di Papa Giovanni Paolo II nella sinagoga, ed è il primo nella storia della Chiesa. Il 5 aprile a Berlino, un attentato terroristico in una discoteca frequentata da soldati americani ordito da agenti libici provoca tre morti e oltre 200 feriti. Il 15 aprile degli aerei americani bombarderanno Tripoli e anche altri obiettivi militari in Libia come rappresaglia per l'attentato del 5 di aprile. Il 16 aprile due missili vengono lanciati in direzione di Lampedusa da parte dell'esercito libico. Il 26 aprile ci sarà il grande incidente, gravissimo incidente di Chernobyl in Ucraina, del reattore numero 4. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell'Europa, le conseguenze del disastro sulla popolazione locale dureranno per decenni. Il 30 aprile l'Italia per la prima volta si connette a internet, il primo ping parte dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa, oggi il CNIT, e la risposta arriva prontamente dalla stazione satellitare della Pennsylvania. L'Italia diventa in questo modo il quarto nodo ARPANET europeo dopo Regno Unito, Norvegia e Germania. Il 2 maggio del 1986 in Corsica muore durante la tappa del Tour de Corse il pilota finlandese Harri Tolvonen, che esce di strada con la sua Lancia Delta, la quale prende immediatamente fuoco, e nell'incendio muore anche il copilota italo-americano Sergio Cresto. Esattamente un anno prima perse la vita un altro pilota della casa torinese, Attilio Bettega. Questo incidente metterà poi definitivamente fine alla pericolosa categoria del gruppo B. Il 22 maggio viene ripristinata, solo al momento per il 1986, la festività del 2 giugno per la commemorazione dei 40 anni della nascita della Repubblica Italiana. Il 3 maggio del 1986 si conclude l'Eurovision Song Contest, grande appuntamento musicale europeo dove concorrono tutti gli artisti europei della musica, insomma. 1986 per l'ESC è un anno molto molto particolare. La Grecia e l'Italia si ritirano dal concorso, perciò non saranno presenti a questa edizione. I Paesi Bassi e la Jugoslavia ritorneranno, mentre l'Islanda fa il suo debutto. Quest'ultima era tanto che voleva partecipare, non era mai riuscita a farlo per una questione organizzativa, perché in caso di vittoria non avrebbe avuto modo di poterlo ospitare, perciò aspettò di essere pronta e poi partecipò all'Eurovision Song Contest, anche se non sarà appunto l'Islanda a vincere questo Eurovision Song Contest. Il Lussemburgo portò la sua 500ª canzone in concorso, a cantarla sarà Charlize Lawrence. Però il gran premio dell'Eurovisione, così si chiama l'ESC del 1986, a vincerlo sarà Sandra Kim per il Belgio. La cantante disse di avere 15 anni, ma in realtà ne aveva solamente 13. Vince con questa canzone cantata in lingua appunto belga e vinse per la prima volta il Gran Premio, il Belgio. In questa maniera però tutti i paesi partecipanti al primo ESC del 1956 avevano vinto ad oggi almeno una volta il concorso dell'ESC con questa vittoria appunto del Belgio. Il 23 luglio del 1986 a Londra, all'abbazia di Westminster, il matrimonio fra Andrea, duca di York, e Sarah Ferguson. Il 21 agosto del 1986 in Camerun si sprigiona una nube tossica dal lago Nyos. 1500 saranno i morti, 30.000 gli intossicati dalle esalazioni di anidride carbonica. E il 31 agosto in Mar Nero la nave passeggeri Admiral Nakhimov entra in collisione con un'altra nave causando 423 morti. Il 5 settembre del 1986
1986 ci sarà il dirottamento del volo Pan Am 73. Moriranno 20 persone, ne rimarranno ferite 120. Fra i morti ci sarà Neria Banot, assistente di volo che dette la sua vita per salvare quella dei passeggeri. Il 7 settembre in Cile ci sarà un attentato terroristico contro Augusto Pinochet, che però rimane illeso, muoiono i 5 uomini della scorta. L'8 novembre del 1986 Ronald Reagan ammette parte della responsabilità nello scandalo Irangate, la vendita illegale di armi in Iran. Il 20 novembre nel Regno Unito una mucca di una fattoria dell'Hampshire denominata Co-133 è la prima vittima accertata dell'encefalopatia spingiforme bovina, e cioè il morbo della mucca pazza. Il 18 dicembre del 1986 a Bologna si conclude il processo d'appello per la strage dell'Italicus, condannati Mario Tuti e Luciano Franci, neofascisti assolti in primo grado per insufficienza di prove. Questo era il 1986. E siamo alla classifica dei dischi più venduti dell'anno del 1986, dopo aver raccontato un po' la storia di questo anno negli avvenimenti più importanti, giusto per entrare in atmosfera, adesso è il momento di affrontare l'argomento principe di questo vlog, che non è altro che quella delle canzoni e la classifica delle 10 canzoni più vendute in Italia, chiaramente del 1986. Al numero 10 nella classifica dei 45 giri, perché c'erano i 45 giri, il decimo singolo più venduto in Italia dell'86 sarà Lessons in Love dei Liver 42. Al numero 9 Through the Barricades, grande disco degli Spandau Ballet. E al numero 8 Bello Impossibile, Gianna Nannini. Al numero 7 Take on Me degli Ha-Ha. E al numero 6 You Can Leave Your Hat On, il grande disco di Joe Cocker. Al numero 5 Live to Tell, Madonna. Al numero 4 Notorious, Duran Duran. Al numero 3 Easy Lady, Ivana Spagna, grande debutto dance della Spagna. Al numero 2 Run to Me, Tracy Spencer. E al numero 1 il disco più venduto fra i 45 giri in Italia dell'86 sarà Papa Don't Preach di Madonna. E adesso parliamo anche degli album più venduti in Italia del 1986, 10 album più venduti assolutamente in questo anno. Si parla ancora di vinile, chiaramente anche le cassette ci sono, chiaramente il grande vinile, la grande padella di vinile. Allora, dunque, nella classifica dei dischi più venduti dell'anno del 1986, il decimo album più venduto sarà Le più belle canzoni di Frank Sinatra, il grande Frank Sinatra. Al numero 9 Il mare dei papaveri di Riccardo Cocciante. Al numero 8 Profumo di Gianna Nannini. Al numero 7 Senza avvisare, Fabio Concato. Al numero 6 Through the Barricades degli Spandau Ballet, l'intero album. E al numero 5 Bugie di Lucio Dalla. Numero 4 Nuovi eroi, Eros Ramazzotti. Numero 3 Don Giovanni, Lucio Battisti. Numero 2 Venditti e segreti di Antonello Venditti. E l'album più venduto in assoluto in Italia del 1986 sarà True Blue di Madonna. E vi ringrazio per aver seguito anche oggi un nuovo video delle 10 canzoni e della grande storia di un anno. Percorriamo appunto anno per anno la storia in tutto il mondo, ma poi ne facciamo un vlog musicale con le 10 canzoni più vendute in Italia di quell'anno. Oggi abbiamo parlato e abbiamo affrontato tutto quello che riguardava il 1986. Se siete curiosi di vedere un po' tutti questi video vlog delle 10 canzoni e la storia della musica e la storia del mondo in generale, basterà entrare nel vlog delle 10 canzoni nel mio canale. Ci sono svariati vlog sulle 10 canzoni, poi c'è tutta la serie relativa alle 10 canzoni e la grande storia. Inizia dal 1947 con le classifiche fino ad arrivare oggi al 1986. Se volete, mi fa piacere se vi iscrivete al canale. Io vi aspetto alla prossima volta. Ciao da Ale.